Zeman ancora senza Tuňov, la federazione estone non ha dato il placet al rientro della mezzala in anticipo. Dopo il match di ieri contro l'Azerbaigian, Tuňov è rimasto in campo sino al 74esimo. Il capocannoniere dei biancazzurri, 3 gol all'attivo, giocherà con la sua nazionale anche martedì prossimo contro la Thailandia a Tallinn. Si tratta di una partita amichevole. Dunque Tuňov salterà al pari di Staver, impegnato con la nazionale Under 21 moldava, anche il posticipo casalingo con la Vispesaro, in programma lunedì alle ore 20:45. È tornato in tarda mattinata Federico Accornero, utilizzato solo nei minuti di recupero della sfida con la Polonia, disputata ieri a Catanzaro dalla nazionale Under 20. Franchini rientrerà in gruppo martedì e sarà pronto per la trasferta di Lucca, in programma domenica 22 ottobre alle 18:30. Riepilogando, contro la Vis fuori Tuňov, Staver e Franchini. Scalpita Cristian Tommasini. Zeman sembra deciso a lanciare dal primo minuto l'ex Taranto, che finora, anche e soprattutto a causa di un fastidioso infortunio di natura muscolare, ha giocato solo 28 minuti col Gubbio e 32 in Coppa Italia con la Fermana lo scorso 5 ottobre, quando tra l'altro ha realizzato il primo gol in maglia biancazzurra. In questo caso Cuppone partirebbe dalla panchina. Tommasini è in netto vantaggio su Vergani, completeranno il reparto Merola e Cangiano. In mediana certo il ritorno tra i titolari di Squizzato, con Aloy nel ruolo di mezzala, dubbi sull'altra maglia di centrocampo. In difesa, davanti a Plizzari, Pierno, Brosco, Mesic e Milani, che sarà ancora preferito a Moruzzi. Domani mattina seduta di rifinitura senza conferenza pregara. Vispesaro priva del portiere titolare Filippo Neri, giocherà Polverino, e dell'esterno Mamona, ex Vastese. Sistema di gioco 3-5-2. Gli ex sono Valdifiori, Pucciarelli e il direttore generale Vincenzo Serraiocco, già socio del Delfino.